Volete iniziare la grande FIFA 18? Comprate crediti su EasyVolt e con il codice FUS avrete il 6% di sconto. Consegna rapidissima, uno dei siti migliori al mondo per acquistare crediti. Link del sito in descrizione. Nell'episodio precedente. Oh, dai! Gioco! Ok, vuoi inventù tanto? Ciao Gonzalo! Presto! È una corsa contro il tempo! Sta scadendo il mercato! Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo con l'episodio più importante della carriera di allenatore, perché siamo con l'ultimo episodio di mercato. Poi ragazzi andremo con la Champions League, quindi lasciate 10.000 mi piace se volete il continuo di questa serie. Esatto. Perché poi da ora in poi sarà giocato dopo questo episodio. Diciamo che è una seconda parte del terzo episodio, solo Esatto. che ti la scritta hashtag 4. Comunque il quarto episodio ragazzi. Quarto Ci episodio. siamo lasciati con una corsa contro il tempo perché abbiamo venduto Higuaín ad una cifra mostro di Esorbitante. 118 milioni di euro. Avevamo comprato Sergio Ramos a 80 milioni, Mamma ragazzi. mia, raga. Allora, vediamo le finanze a quanto sta, a quanto stanno, o quanto, come si dice, quanto. Vediamo. Stanziamo. Allora, Stanziamo, ragazzi. ragazzi. Allora, vediamo un po'. Io direi che così sia la Eh sì, meglio cosa. perché comunque il budget stipendio deve sempre essere alto per una punta top che dobbiamo comprare perché ci manca l'attaccante principale. Giusto, mister. Dai, Allora, ragazzi, io non direi di vendere qualcuno pure per farci qualcosa di soldi. Vediamo un po'. Allora, Samoa, direi di venderlo. ci vedi. Sì. Poi, mettiamolo nel mercato. Poi, Bernardeschi, no. Il prezzo che ti va su raro, possiamo pure vendere. Allora andiamo a fare delle offerte per i giocatori che già abbiamo messo nell'app di mercato: Luis Suarez, Robert Lewandowski e Antoine Griezmann. Contatta per Esatto. acquistare, vediamo come credo che Vediamo un questa po'. veramente sia Hanno una l'ultima cosa clausola pensieri. altissima di 198 milioni, ragazzi. La bocca avanti per saltare. Offerta per cartellino, sì, 97 milioni. Vediamo che Avanza ci offerta. dicono. Affare fatto, qua se accettano, abbiamo svoltato, Se accettano è svoltato. 173 milioni. Ciao. facciamoci. Ci dispiace Poi, io molto, ma non faccio una possiamo. cosa, 121 milioni. Vediamo che dicono. Ma è giusto così. No, non dicono niente. Ok. Termina la Ciao. trattativa, addio Barça. Ci vediamo È magari stato un l'anno piacere. prossimo con altre trattative. Eh Chiudiamo sì. la Finestra. E allora, proviamo prima per Antoine Griezmann o per Robert Lewandowski. Che dici tu? Robert. Andiamo con Robert. Andiamo con Robert. Dai, raga. Andiamo con Robert. Potremmo pure fare pure la delega volendo. No, non so, meglio così, eh. Forse così è meglio. Poi Beh, Carletto, dai, Carlo Carletto. Ancelotti, non ci deludere. Non te ne andare come fanno gli Eh altri. sì, tu no, tu ci rispetti. Forse. 85 milioni, vai, andiamo così, eh. Vediamo che ci risponde. Speriamo non se ne A caso. vada. Avanza. Non te ne andare perché veramente se te ne dovessi andare. Carlo. Saremmo veramente inguaiatielli. Papà, alla fine ci sarebbe Griezmann. Eh sì. Vediamo un po'. 100. 143, ma Allora, vediamo. 143. Allora, io. Controfferta. Allora, aspetta, andiamo un po' più. Facciamo 90. Quanto ho offerto? 85. Facciamo 95. Aumentiamo di 10 milioni, no? Eh sì, vediamo un po'. Veniamoci incontro. Eh sì, dai, ci dobbiamo venire incontro. Dai, veniamoci Carle. incontro, Carlo. 140. Stiamo vedendo il nostro verso. Facciamo 100. No, non voglio dare proprio tutti i soldi. Perché così abbiamo 7 milioni. Abbiamo gli ultimi 7 Sì. milioni da investire. Carle. Le Dovremmo faremo. sapere, non ha risposto. Ok. Ma dove se ne va però? Non ci ha lasciato un po' così, tipo come le faremo sapere. Quindi Ah, vediamo Antoine Griezmann. speriamo che non ci rifili una sola. Però è Magari molto probabile. vendiamo qualcuno e ci possiamo Eh offrire di sì. più, capì? Tipo Samoa che mi abbiamo venduto, no? Sì. L'ho messo in vendita. Diamo Griezmann. Partiamo sempre da Griezmann? 75. Sì, o di Offerta meno. cartellino. No, va, 75, tanto alla fine. Vai, Anzi, avanza offerta. offerta 75 per Griezmann. Non c'è Simeone. 138. E Oh. controfferta, facciamo. Facciamo 90, va. 90, vediamo che dicono. Ma 90 milioni, cacchio, per Griezmann. 138 ancora. Oh, vediamoci incontro ancora con i 100 milioni. 101 milioni. Dai. Per far capire che abbiamo solo questo, ma in realtà abbiamo anche altri soldi. Anche Abbiamo bisogno di un po' di tempo. Anche lui! loro, cioè, ci tengono sulle spine tutte e due. Se ci rifiutano.
Diciamo andiamo ancora in culo. Allora vediamo a quattro attaccanti. Io direi Aubameyang, Icardi. Icardi. Ragazzi, non demordiamo, perché se ci rifiutano i due top possiamo anche prendere Aubameyang o Icardi. Magari tutti e due. E magari perdiamo Icardi. È un centrocampista fortissimo. Eh sì, perché però Icardi costa, te lo dico. Vabbè, ma non costa comunque come Lewandowski o Griezmann. Dobbiamo provare subito mo con questi due. Proviamo. Andiamo tutto lì, tutto sul piatto. Eh sì, perché poi alla fine dobbiamo attaccare più forte. Mertens no, perché vogliamo fare dispetti a Napoli, ragazzi. Già stiamo facendo una carriera con la Juve, ragazzi. Non esageriamo. Allora, con... Tatta per acquistare. No. Quando mai? Ah. Aspetta, perché... Mi fa la delega, 103 milioni. Ah, per questo volendo sarebbe un'ultima clausola, sì, a nulla. Ok, per i cardi possiamo fare. Dai, che siamo due italiane, rispettiamoci. Allora, devi ripartire da 40 milioni. 42, fai l'offerta base, fini che se ne vanno. Come ha fatto precedentemente quelli che rimanevano come rimanevamo come un piselli, come dei piselli. 78 milioni. No. 60, dai. Pure 55, no? Eh sì, vediamo che dico. 55 milioni, 78. Ma chi è chi sta? 65. Oh, ma 25 non è possibile. Dai, 65 è un'offerta allettante. Oh. Accettiamo questa offerta, dai. Allora, posso dire una cosa? Allora, se Icardi accetta, allora nel se, caso in allora, cui se Lewandowski e Griezmann non vogliono venire, ci rifiutano, abbiamo il paracadute Icardi e ci rimane. Questo è in piano B, Ci restano. Ancora altri soldi ci resterebbero per comprare Raja a centrocampo. Raja Nainggolan, l'umore è basso. L'umore è basso, ragazzi, quindi questa è una cosa che giocherebbe a nostro favore. Vediamo un po'. Allora, per il mercato volevo fare un attimo la delega pure per Aubameyang, visto perché la clausola è troppo. Allora, facciamo dai. 50... Se vogliamo comprare pure Nainggolan, quanto costerebbe? 50, no? 50... 50 40, 40 ai 70? Sì. Ok. Allora, aspettiamo e vediamo. Allora, Icardi già possiamo acquistarlo. Però vediamo. No, dovremmo trattare solo col calciatore. Vediamo gli altri. Hanno detto quelli là, aspettiamo, quindi vediamo. Vediamo un po'. Però non ci fate aspettare tanto, se no Icardi se ne va. Cioè non se ne va, però. Inaccettabile. 124 milioni. Non possiamo. Non possiamo, Griezmann, ragazzi. Non ci abbiamo i soldi, capi? Quindi no, vediamo un po' Lewandowski che ci dice. Andata a voto. Trattiamo, vediamo. Massimo 108, tanto. No, però con Griezmann pure di più volendo. Perché ma dobbiamo. Allora, vediamo Griezmann, perché con Griezmann lo possiamo pure. Fai un'offerta. 121, vai. Sono quelli che ci hanno dato loro. Avanzo. Vediamo, perché lo stipendio per Griezmann ce l'abbiamo. Quindi vediamo la società che dice. Più di questo. Possiamo. Wow, da girati 121 milioni. Non ci fa offrire più di 121. No, dai. Accettiamo questa offerta. Allora, pure Griezmann forse è fatta. Allora, c'è Mario Icardi e Griezmann. C'è ancora Robert, Robert Lewandowski. Aspettiamo Lewandowski che subito magari Sturaro. No, prestito, come fa sto prestito? Vediamo se arriva qualche offerta, magari da avere più soldi per comprare Robert, perché non so se accettano tipo 100 milioni. Non lo so. Vediamo. Non lo so proprio, ragazzi. Paolo Dybala 135 milioni, Sami Khedira 35 milioni. Allora, se acquista... allora, però se prendiamo Lewandowski 143. Inaccettabile. Allora, due sole cose: se vogliamo comprare anche il centrocampista, possiamo anche venderlo, che dire. E prendiamo Nainggolan. Quindi se prendiamo Sami Khedira, prendiamo uno tra Aubameyang e Icardi. E poi prendiamo pure Nainggolan. E Icardi, Aubameyang. Aubameyang e Nainggolan non sarebbe. Proviamo un attimo per Lewandowski, vediamo che dice. Facciamo proviamo, sì. Allora vediamo, tanto siamo comunque là. Accetta. Magari avessi i soldi. Cacchio, però Higuain vale meno di Lewandowski. Ah, perché? Cioè, siamo 110. Ti prego. Abbiamo 250.000 di stipendio, così manco ce la facciamo. Dobbiamo aspettare qualcuno, aspettiamo. Che ne dice di 121? Che ne dice lei di 117? Abbiamo 100.000 così di budget.
Carlo, ok, offerta Evo, ok. Allora, diciamo che i soldi, soldi non ci sono. Non ci sono, perché per lo stipendio non ci sono. Mi va a dire pure per Fizio, per Nengolano, quanto ci chiedono, così ci regoliamo. Allora vediamo. Pure questo che dica, quanto possiamo capire. Vediamo Nengolano, infatti, se ci chiedono di meno. I soldi per Khedira possiamo pagare, lo possiamo vendere che dica. Nengolano, c'ho contato. Tutta per acquistare. Senza clausola pure lui, 130.000 solo di stipendio. Quanto facciamo? 42? 42 e 5. 42, wow, si pensa, pensa a 500.000, insomma, 67 milioni. Facciamo 40, 46, ci sta, no? Andiamo a Fabri. 55 milioni, accetti? Accetti. Pure tempo, frate. Mamma mia. Vabbè, con Lewandowski non ce la fai. No. Siamo a Fadela, facciamo la delega. Delega, delega, vediamo. Sì. Lo facciamo dai 200 ai 300. Così. E vorremmo che forse pure siamo... Griezmann, se, no, Griezmann si può pure comprare. Quindi aspettiamo. Dobbiamo decidere, tanto. Sì, questo è un momento molto delicato. Le trattative. Allora vediamo Genoa qua. Abbiamo vinto? Vinto 2-0, ok. Dai. 6 punti in campionato, mister. Ufficio, non vedo l'ora. Giorgio Chiellini, Pierre Emerick. Purtroppo la teoria la squadra è in fase di stallo. Non è possibile. Vabbè, raggiungere l'accordo. Allora, avanza. Pensiamo, sono, ragazzi, gli ultimi giorni, vediamo, di mercato. Vediamo. Fase delicatissima. Siamo lì. Sul gong quasi. Inaccettabile. 67 milioni. In fase, non è possibile raggiungere l'accordo. Non ero disposto ad accettare l'offerta inferiore. Installo pure, guarda, pure Griezmann. Andiamo a cattare Griezmann. Compriamo Griezmann. Dai, dai, compriamo. Andiamo se per Griezmann. Se ce lo fa fare, eh. Questo non ce lo fa fare. Ce lo fa fare. Mannaggia. Chi ci rimane? Icardi e Nainggolan. Dobbiamo fare tratta. Tratta facciamo tratta. Allora facciamo noi, se facciamo una tratta con Nainggolan. Eh sì. E magari facciamo scambio che dirà Nainggolan. Ci starebbe. Vediamo. Penso di sì. Fare un'offerta. No. Non ce lo fa fare. Porca di quella miseria. Mamma mia, oh. Avanza che alla fine abbiamo venduto i guaire, no? Abbiamo offi 50. Ah, fai 50, ti prego, guaglio. E che? Accettato o no? Accettato. Ce n'è andato. No, accettato. Ok, Nengolan hanno accettato. I guardi abbiamo accettato, vai. Ma ci può ancora vendere che tira? Se si può ancora vendere è buonissimo. Parte ricevuto, loro. Che dira? Anto. Accetto offerta. Accetto. O oh, aspetta. Tratta. Ah. Questo episodio. Mamma mia. L'episodio. Pure mi aspettavo uno tra Griezmann e... Vabbè, ma il mercato è... Il mercato è pazzo, ragazzi. 35. Siamo 45. Sì. 38 milioni, accettiamo. Dai, aspettiamo perché siamo... 40. Facciamo qua, giusto i tuoi tondi che ci servono. Ok, va. Allora per lui è fatta. Dobbiamo aspettare solo. Dio, Dybala. 135 milioni. No, Dybala non possiamo controllare. Trattiamo, eh? Trattiamo per Icardi e Nengolan. Quindi iniziamo con Nengolan. Non sono soddisfattissimo, però. Comunque abbiamo compensato, perché poi sì, alla fine vendendo Higuain e comprando Icardi e chi è quello? Aspetta, vediamo un attimo, diciamo importante. Vediamo cosa possiamo fare. Ok, era ciò che volevamo, sì, accetta. Per noi va bene, proponi clausole, mettiamo un euro. No, Andre. Ma come un euro? Ce lo comprano domani. Siamo d'accordo. Ma se ce lo comprano domani! Ma domani ce lo comprano! Siamo d'accordo, perché... Ma che cazzo accetti? Bevo un po' d'acqua. Ma come accetti? La clausola recissoria a un euro! Ma domani ce lo ricomprano! Ma cos'è questo? Stipendio, ma tu dove metto? 130.000 metto. Eh sì, metto 130.000. Così, è buono. Bonus, metti pure un... Ah, non fa niente, eh. Bonus. 100... No. 3, 20.000. Lascia sta. Avanza, va.
Quanto vuole? Accettando! non abbiamo soluzione. Ce lo compra, a gennaio ci compra. A gennaio farà l'offerta di un euro e ce lo compra. Perché? Ti immagini, ma domani ci go, ce lo comprano. Cioè, facciamo, simuliamo. Un euro, Anto. Ha un euro. È divertente, eh? È bella questa. La crescita di un euro. Ah, vieni, oh, che c'era pure. Che siamo cioccatti, sicuro, come... Facci tipo... No, Anto. Vengo là. L'offerta di contatto accettato. Ok, Dybala. La fa un culo. Allora, se abbiamo... Aspetta, voglio vedere un attimo le... Quanto ci abbiamo? Voglio vedere quanto ci abbiamo. Quanto abbiamo? Abbiamo venduto che dira? Penso di sì. Al mercato giocatori venduti, vediamo. Sì. No. Aspetta un attimo, tanto che cazzo, chi se per un paio di ore se ne va? Andri. Ma sta andando a me. No, Andri, la aspetta, ci stanno gli attaccanti. Accattiamo a Benzema nel caso, tanto. Trattativa sfumata, lo sapevo. Aia, Andri, però. Te l'ho detto, devi accedere, farlo. Aspetta, mo dobbiamo fare solo una cosa. Se abbiamo venduto. Aspetta, no! Oh! Ciao Paoletti! Mica per... chiaro! Oh, stai fermo! Oh, ma mica per forza i cardi! Cioè, ci sono gli attaccanti, scusa! Sì, voglio! Oh, c'è! Mertens! No, Anto! Aglio! Scusa! Che cazzate stiamo facendo! Yeah, ma com'è? Oh, ma che dira! Ma che vai avanti, che vai avanti! Voglio i soldi di che dira! Ok, che dira venduta, ecco. Perciò voglio vedere le finanze, capito? Abbiamo 86 milioni, capi? Hai capito? Cioè... Ci abbiamo un po' di soldi, 300 milioni! Abbiamo pure Nengolan, però. La sola un euro, ricordiamo. Questa a gennaio ce lo compro. Oh, un attaccante forte! Lo vediamo! Secondo me ce non lo so, questa cosa da un euro. Sì, l'accettiamo, la cosa è graziosa, Sic. Come fa Mertens? Aspettiamo prima di depredare il Napoli, aspettiamo. Voglio dire se qualcuno c'ha una clausola recessore che possiamo comprare. Vediamo un po' gli attaccanti, ah. Riempiamo la lista, capì? Ma vediamo un po' le principali... Oh, Sanchez! Questi sono Sanchez, Benzema, Martial, Ibrahimovic... chi sta più? Morata! Ritorno di Morata. Mamma è da Chelsea. Quindi non te lo fa prendere. Vediamo Sanchez. Ma per cosa non ce lo fa prima? Cavani. Clausola recissoria no. Quindi non c'è la clausola. Facciamo contatto per acquistare. Mettiamo la clausola 2 euro questa volta. Dai, 2 euro. Che cazzo, l'ho fatto la clausola. La clausola non hanno accettato loro. Ma come è normale che accettano? Un euro e si liberano. Non pago io, ma la clausola di. Quanto abbiamo? Facciamo 70. Pure per lo stipendio. Ah, 70 milioni. Ok, affare fatto. Dai. Allora, questo. Andiamo a provare a Mertens. No, provo. Mertens no. Oggi ci è rimasto Cavani. Raga. Buttalo via. Buttalo via, infatti. Sì, cruciale. Allora, stiamo attenti. Sì, va bene. Va tutto bene. E ora ha 50 anni. 4 anni. Che è 88 Higuain? 89. No, 90 addirittura, 89. Oh, era. Accetto, va. Sì. Accetto. Ok, Cavani. Cavani è un giocatore. Della Juventus. Un nuovo giocatore della Oddio, Juventus. Oddio, mamma mia. E abbiamo finito quel mercato. Ragazzi, ultima ora del ultima mercato. Ultima ora del mercato, ragazzi. Questo pazzo mercato. È stato veramente un pazzo mercato. Magari se non vinciamo la Champions quest'anno, puntiamo l'anno prossimo per Griezmann, magari. Perché quest'anno, ecco qui la formazione che affronterà tutte le squadre di Champions League. Allora, c'è anche Nengolan, però precisiamo. C'è anche Nengolan che lo metteremo al posto di Matuidi, penso. Ah, sta giocando la nazionale, per questo non... Eccolo qua. Questa è la squadra, ragazzi. Fatemi sapere. Date un voto. Esatto. A questa... Non è stata grandiosa questa... La campagna acquisti. Non è stata grandiosa questa campagna acquisti, però ragazzi... Comunque abbiamo comprato il difensore più forte al mondo. Che sta giocando con uno dei difensori più forti al mondo, che è Chiellini. Esatto. La difesa di ferro. Abbiamo un centrocampo abbastanza buono. Nainggolan, Pjanic, Marchisio e
Chedira l'abbiamo venduto, esatto, abbiamo anche Matuidi, come sostituto, abbiamo Bellerin sulla destra. Abbiamo comprato Cavani. Certo. Higuain e Higuain, però venduto Higuain abbiamo comprato comunque due calciatori. Cavani e Nainggolan, che comunque compensano secondo me. Sì. Quindi ragazzi, fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa squadra. Quindi fateci sapere se volete anche voi pagare la clausola accessoria di Nainggolan di un euro. Speriamo che a gennaio non se lo prendano. Quindi ragazzi, lasciatemi un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, 10.000 mi piace se volete il continuo di questa carriera. Quindi, quinto episodio per il giocato della Champions e la simulazione del campionato della Coppa Italia. Quindi noi ci ribecchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi! Non è ora.